Soggiornare in Valtrebbia significa riscoprire la bellezza della natura tipica dell'ambiente collinare. Addormentarsi con ancora in mente lo spettacolo del cielo stellato e risvegliarsi con il silenzio della natura che circonda la casa di Maia sono l'alfa e l'omega del soggiorno che vogliamo offrirvi, nella semplicità e ruralità di una tipica casa di collina. La casa di Maia è una tipica casa in sasso, pensata come luogo per accogliere per brevi periodi persone che vogliono ritrovare tranquillità e pace, immersi nel silenzio della natura. Il contesto agreste nel quale è collocata la casa aiuta a farne uno spazio di terapia dell'anima, di rilassamento, nonché un punto di partenza per scoprire le numerose attrattive naturalistiche ed enogastronomiche della Valtrebbia. Un soggiorno in casa di Maia può permetterti di leggere o scrivere un libro, camminare verso una delle mete naturali come la Pietra Parcellara, oppure risalire le cascate del Perino. Visitare i castelli piacentini come quello di Rivalta, il bellissimo borgo di Grazzano Visconti, il Duomo di Bobbio, le sagre paesane. Andare in bicicletta lungo i tratti dell'Appennino piacentino. Sostare lungo il tragitto di una delle vie del sale, per chi sia pellegrini o perché anche il motociclista vuole godersi un po' di riposo. Studiare senza distrazioni, degustare i tanti prodotti del territorio piacentino, fotografare i bellissimi paesaggi collinari, le anse del fiume con le sue acque cristalline, le specificità di ogni singolo paese. Riposare in un posto che è situato fuori dal caos cittadino e dal tram tram al quale siamo spesso assuefatti. Nuotare nelle acque pulite del fiume, laddove ogni spiaggia ha le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Al termine della giornata, sedersi fuori dall'uscio di casa, deliziarsi della vista dell'imbrunire, chiacchierando magari con un vecchio amico.